Ciao ragazzi, benvenuti al porticciolo di Ognina di Catania. Non è bello, non è suggestivo con questo cielo un po' così, con questo mare un po' così, con questo lillo senza barba, con questa margherita bionda. Siamo qui ragazzi oggi. No. Sì. Sì. Bentornati, noi siamo... Noi siamo i ragazzi di Catania Food Lovers. Tranquillo, ho cantato io di nascosto. Ah, l'hai cantato di nascosto, perfetto. Noi siamo i ragazzi di Catania Food Lovers e oggi siamo qui per la seconda puntata, ma lei è Margherita, io sono Federico e lei no. È a cosa? Tu chi sei? Io sono Lillo e lei che è alla telecamera è Agata. Ciao ragazzi. Ok, siamo qui oggi ragazzi, quindi perché siamo alla seconda puntata delle cipolline. Oggi sono molto formale. Che la prima puntata è andata discretamente, quindi se non, per favore, non lo vedete, non mettete like, non commentate, noi non facciamo la terza puntata. Dai, mettete like, commentate, sto scherzando, la facciamo comunque. Poi lui si deprime. Questa è la seconda puntata. La prima puntata è stata vinta dal Tris Bar, se non l'avete visto. Sono con le mani indietro, c'è un motivo. Vediamo chi vincerà, faremo 3 o 4 puntate più una finalissima. Sì. E aiutateci a scoprire quale può essere la migliore cipollina, scriveteci nei commenti su Instagram, seguiteci su TikTok, su Instagram, su Facebook, su tutti i social, sono bellissimi. Detto questo, ti senti bene? Sì, detto okay. Questo, intanto questa cornice fantastica, c'è questo cielo un po' plumbeo. È molto carino, ha sdiluviato come si direbbe a Catania. Sei molto divertente, come sei buffo. Sono buffo. Quindi siamo andati dal primo, è un posto che ci avete consigliato in tantissimi, ma solamente per i veri amanti delle cipolline. Tra l'altro ci siamo già stati quando abbiamo fatto il video sulle pizzette, che se non l'avete visto andate a vedere perché è stato molto interessante, molto buono, a me è piaciuto tantissimo. Siamo stati al distributore Agip di fronte il motel Agip e questa è la prima cipollina che è costata 2,40 euro. Quando quindi... Trisbar. Quando Tris Bar, esatto, 10 centesimi in meno. Però vi posso già dire. Allora le posso togliere mai da dietro. Che così. Come dice la nostra camera. Una bomba a mano. Una bomba a mano. Cioè è molto grossa. Ricordiamo velocissimamente cos'è la cipollina. La cipollina è semplicemente un po' di sfoglia con all'interno della cipolla, della salsa, del prosciutto e del formaggio. Allora, questo è il piccolo bonbon. Ho assaggiato un pezzo di sfoglia e già stavo svisionando. Ora proverò a spaccarla, ma sarà molto complicato in quanto già sento che è pienissima di roba. Ragazzi, è, ve lo giuro, è complicato perché è veramente piena. C'è un po' di prosciutto e questa cosa per me non è proprio il toppissimo. Vabbè, però abbiamo capito che dipende dal prosciutto. Dipende dal prosciutto, questo lo metto in dubbio. Ma come lo fai? Questo è l'interno, il prosciutto è un po' spesso. L'odore è molto buono ed è molto cipolloso, passatemi il termine, il neologismo. Mm-hmm. La assaggiamo? Sì. Cincian. Aspetta. Allora ragazzi, a parte il prosciutto che io leverò. Tranquillo, la camera non se lo mangio. Ma la cipollina in sé è squisita. Ma veramente credo che sia all'altezza. Infatti questo pezzo è buonissimo. Credo che sia all'altezza delle migliori cipolline che abbiamo mangiato finora. È veramente buono. Sto lasciando il prosciutto, ragazzi, perché io odio il prosciutto nella cipollina? Perché questo, ragazzi, no? Cioè, veramente. Non lo mettete, io lo preferisco. Mi sono arricriato. Allora, ha ragione Fede, il prosciutto era un po' spesso, però a me non dà fastidissimo. Ma tutto il resto però? A me non dà fastidissimo, però capisco che per chi non piace era bello presente. Però ragazzi, la cipollina era atomica, salsa dolcissima. Finalmente è quella dove si è sentita più la cipolla. Cipolla buonissima, sì. Salsa dolce. Formaggio il giusto. Presente ma non invadente. Esatto, a me è piaciuta da morire. Ma e soprattutto super sfogliata. Io non le avrei dato un centesimo, perché è un bar di una Jeep di fronte alla palestra Virgine a Catania, ma io non mi sarei mai fermato personalmente a mangiare la cipollina lì. No, ce l'avete io. Consigliato voi ed effettivamente bestiale, cioè veramente assurdo. Tra l'altro, oltre ad essere quella insieme al Tris Bar che è costata di meno, era anche quella più grande. Costato 2,40 euro, più grande, buonissimo. Non so chi ci ha consigliato l'Agip, ragazzi, ma avete fatto benissimo. Anzi, noi benissimo. Ci togliamo il cappello e vi diciamo grazie. La prima grazie. È fatta e già partiamo con il
botto. Andiamo alla seconda sperando di trovarla e di trovare un posto dove puoi registrare, anche questo era molto bello. Ultimo saluto a questo paesaggio suggestivo, là dietro ci sarebbe l'Etna, che però al momento è coperta dalle nuvole. Probabilmente fra 5 minuti registreremo in macchina perché pioverà. Piove, sicuro. Andiamo subito, ciao! Ok, siamo al secondo dei quattro, 40, ci è andata la nostra cameraman, cioè Agata, sì, e noi siamo qui in attesa. È la nostra cameraman, è la nostra aiutante. Okay. Dobbiamo metterci fuori dal... Ma no, ma non sta piovendo, che eravamo sotto l'albero, sotto quindi l'albero. Se ora ci mettiamo qui, sempre al lato del porticciolo, ma da un'altra parte. Amore. E qui c'è un piccolo piccione che... Tutto bagnato. Questa è l'altra parte del porticciolo, ci abbiamo fatto anche un altro video e abbiamo preso... Mi metto a piangere perché è da solo là. Dovremmo portarlo a casa. Ora ce la portiamo a casa e poi ce la facciamo la rosso con le patate. Agata si attraversa sulle strisce pedonali. L'hanno riconosciuto! Ma mi hanno detto, ma state facendo un video? Boh! Vabbè! Cioè, ma io questa cosa non la sto capendo. Vabbè, ok, vediamo come questa cipollina. Allora, siamo stati da 40, quanto è costata? 1,50 euro. Aspettate, perché è costato 1,50 euro? Ve lo dico. Perché il pezzo medio non ne avevano più grandi. Ok. Dice che quello grande costa 2,50 euro. Io okay. Gliel'ho chiesto. Va bene. Ok, va bene, ci può stare. Ok. Sesco, si sono fatti un selfie. Fai la telecamera. Fai la camera. Ma comunque su Instagram, TikTok, Facebook io. Allora, questa è la cipollina, come vi ha già accennato Agata, è il pezzo medio. Che ma già per essere medio, voglio dire, è normale, è normale. Esatto. Anche questa sembra una bella bombetta. C'è il prosciutto. Me lo mangio io questo e io pezzo. Mi prendo questa parte qui. L'odore non è male. Non mi ha pervaso il naso, però. È buono. E guarda che il prosciutto non è... Allora, da me... È buono anche il prosciutto. Sento l'impasto, la sfoglia. C'è pochissima cipolla, ma credo perché sia piccola. Non c'è formaggio e grazie a Dio non c'è prosciutto. Non lo sono andato io. Allora... Qua c'è la cipolla. Ah, è buono. Ma così a caldo, quella dell'Agip mi ha lasciato più esterrefatto. Questa però è buona. Però ti posso dire che il prosciutto che ho preso era più buono questo. E 40? Vabbè, io non faccio testo perché il prosciutto a me non piace in generale. Ah, nel complesso secondo me è una buona cipollina. La sfoglia è ben sfogliata, era ricca. Però dentro. È un po' più panosa? Non lo so. Quella mi sembrava personalmente quella è l'agip più sfogliata. Sì, comunque tutto sommato è una buona cipollina. Se fosse stata con un po' più di cipolla, secondo me avrebbe aggiunto tanto in più. In ogni caso la reputo un'ottima cipollina. È un'ottima cipollina, sì. È un ottimo peccato per il prosciutto, ma ci sarò ovunque. Detto questo, dopo che abbiamo fatto paparazzi, cose, selfie, cicci, pappede e puppede, andiamo al terzo locale per vedere com'è. La terza cipollina di oggi, per vedere già questi due concorrenti sono belli agguerritelli. Diciamo già che questa è tosta comunque. Sì, già questi due tostarelli. Andiamo subito, prendiamo la macchina e attraversiamo Catania. Ci vediamo tra poco. Siamo al terzo posto, al terzo locale. Prestipino del Corso delle Province. Ah, sta facendo Prestipino del Regno delle Due Sicilie. Abbiamo mandato Aga di una mascoperta e adesso noi ci posizioniamo da qualche parte per assaggiare la terza cipollina. Oh, santissimo, questa cosa, sta grata mi spaventa. Magari ci mettiamo qua, vediamo un attimino, mettiamo qua e vediamo com'è questa cipollina. E non siamo andati a quello del, ovviamente, del Duomo o comunque quelli magari un po'... Anche se questo è storico pure. Sì, c'è da un bel po' anche questo. Vediamo un attimino, aspettiamo Agata, speriamo che non anche qua selfie si fa riconoscere, perché veramente sennò la cosa diventa molto imbarazzante. No, la sto vedendo, è arrivata subito. Non ti fare investire, vai piano. Abbiamo detto a Prestipino, la cipollina, ho detta anche cipollina o cipollozza, è venuta esattamente 2,50 euro. Sì. Abbiamo comprato anche dell'acqua, quindi il totale è 6 euro, ma poi non interessa. Prestipino, storico a Catania, conosciutissimo di qua e di là. Intanto facciamo vedere com'è la cipollina. Allora, cipollina classica, di una classica, grandezza sì. Media, non è enorme, non è neanche piccola, secondo me giusta. Giusta. E non sento che sia troppo piena, media. Effettivamente, però la sento bella sfogliata. Consistente, no, sfogliata. Sfogliata no. Consistente, è un po' panosa. Fortunatamente non c'è molto prosciutto e questa cosa già mi piace. Sì, è vero, è panosa, ma vabbè, ma la potete notare pure voi dalla sezione. Vediamo, l'odore non è male. Sento la cipolla. Io. Sono stati gentilissimi. Sono proprio i pezzi di cipolla. Sì. E il prosciutto è il primo che posso dire tranquillamente che il prosciutto è buono. Guardate.
Stanno spendo la luce. C'è proprio la cipolla. Allora, la cipolla è bella presente. Il prosciutto è il migliore mangiato finora, in generale. È buono, di questa puntata. L'unica, secondo me, grossa pecca è il fatto che è poco sfogliata e c'è, ed è molto, come dicevo prima, anche un pochettino di 40, è panosa. Però anche questa è un'ottima cipollina, veramente buona. Non è pretenziosa, cioè non dici è la cipollina più buona del mondo, la cipollina più buona di oggi, no. Però è un'ottima cipollina, anche sì, perché il formaggio, il... Faccio bloccare la macchina. Come fai? E voglio dire, il prosciutto non era spesso, e già sono buoni punti. Voglio, ed era buono. Ed era tutto buono. Questo. La salsa era dolce e la cipolla, anche sempre se io preferirei leggermente di più, era giusta. Mi è piaciuta. Anche a me, veramente tanto, però comunque a distanza quindi di pochi minuti da mangiare tra l'una e l'altra, ancora la mia preferita resta quella. Credo di sì, credo ancora di sì, ma veramente, sì. Cioè questa puntata... Bella intensa, bella sì, intonsa. In realtà magari una è leggermente più buona il prosciutto, una è leggermente più buona la sfogliata, una un po' più così, una un po' più quella, si distinguono per piccolezze. Bella, mi piace, questa puntata è agguerrita. Siamo vicini alla fine della puntata. Certo, siamo. Siamo vicini alla fine della fine. Siamo vicini alla fine della puntata. Ok. Chi vuoi quei kiwi? Manca l'ultimo dei quattro locali di oggi per scoprire il vincitore di questa spettacolare spuntata. Spuntata. Spuntata perché è la serata. Andiamo subito a comprarla e a mangiarla. E così scoprite dove siamo. E poi facciamo le conclusioni. Va bene, andiamo. Siamo all'ultimo locale. In realtà non siamo in un locale, ma siamo semplicemente. Là sotto c'è sempre la palestra di Margherita, della coach Margherita. Questa è l'ultima cipollina, dove siamo stati? Pazza. Dove siamo stati? Allora, siamo stati a Barcastello. Quanto è costato? 2 euro. Euro. Perché stai facendo tu il cameraman? Ah, che sì. Ce l'abbiamo la cameraman. No, perché così lui non viene nel video, vengo di più io. È costato 2 euro. Questa è l'ultima della giornata, è calda. Questa è la cipollina come si presenta. Allora, sopra sembra un po' bruciacchiata. Ma sembra molto sfogliata, però. No. Spezzala tu. Ah, pensavo la stessi tenendo, invece sei imbicata. Ah, sei imbicata. Sei imbicata perché era calda e quindi. L'odore è buono, l'odore è buono. Oddio. È solo un po' bruciacchiato. Ti dirò. Ah, è molto formaggiosa. Magari ti prendi quella che è senza prosciutto. Magari mi prendo quella di meno. Prosciutto, l'odore è un po' normale. Vuoi assaggiare il prosciutto? No, il prosciutto non lo voglio assaggiare. Allora, il mio lato ha poco prosciutto. La sfoglia è buona, discreta. Così, senza infamia nel lode. Io gli ho salvato la vita perché ho mangiato io il prosciutto. Diciamo che il prosciutto non era proprio eccellente. Grazie a Dio non l'ho preso. Nel complesso era molto sfogliata, quindi la parte esterna era fatta bene, peccato che era un po' bruciacchiata. La salsa e la cipolla non erano male, erano a pezzettoni un po' più grandi, si sentiva abbastanza. Sì, buona. Buona, la salsa mi è piaciuta. Mi fermerei qua. Nel complesso, diciamo, media. Carina, allora, carina, senza infamia nel lode. Allora, diciamo, ecco, mi è venuto in mente. Hai fatto tardi, sei fuori con gli amici, ti è sbomicata una fame pazzesca perché hai voglia di qualcosa da mangiare o dolce o salato. Sai che il Barcastello è aperto a 24 ore al Barcastello e ti prendi una cipollina alle 4 di mattina. Tutto questo, noi adesso abbiamo tutti i quattro attori da poter confrontare e cercare quindi di capire chi è il vincitore di questa seconda puntata delle cipolline. Noi adesso ci riflettiamo 2 secondi, quindi noi, lei che fa stacca, poi riattacca e noi vi daremo il nostro responso. Ci sto già pensando. Ci siamo, abbiamo capito, ma non era difficile da capire, lo diremo al... Gattino! Ciao gattino! Piccolino! È andato di là, se n'è andato. Se n'è andato. Era piccolo. Al 3 diremo chi è il vincitore di questa seconda puntata delle cipolline edizione 2024. Ci hanno investito, no. 1, 2, 3. Agip. Agip, ragazzi, ma io come veramente potevo mai immaginarmi di fare vincere allora la cipollina di un distributore? Però ti posso però dire, era troppo buona. Cioè, Agip andate a provare subito dopo 40, veramente sì. subito dopo, che poi in realtà sono veramente vicini, quindi poi magari andate prima all'Agip e poi andate dopo alla 40. Ragazzi, quella dell'Agip era sfogliata, la salsa era buona, il formaggio ce n'era abbastanza ma non troppo, sapeva di formaggio, il prosciutto, grandezza, la grandezza era bella grande, 2,40 euro, che è sempre la seconda più economica tra tutte quelle che abbiamo mangiato, quindi 2 euro quella
quella del Bar Castello la più economica, 2,40 euro questa e Tris Bar. Ah, vero, mi ero dimenticato del Bar Castello. Quindi secondo noi qualità a prezzo ottimo, la qualità altissima, l'unica cosa che lascio un po' a desiderare, ma personalmente io la levo, quindi a me non frega più di tanto, è il prosciutto che non eccelle, ma il resto della cipollina è mondiale. A me odore, la cosa, sfogliatezza, eccetera eccetera. A me la cosa che è piaciuta tantissimo è la, ovviamente l'involucro, che era fatto veramente veramente, la pasta sfoglia era fatta bene, mi è piaciuto veramente tantissimo, veramente bene. Non era oliosa, non era fragrante, esatto, mi è piaciuta tantissimo. A me mi è piaciuto anche il fatto che io sono zozzona per certe cose, quindi quando a me il pezzo di tavola calda è grande, cioè io pago, ma il pezzo è grande ed è buono, certo, mamma, ne vale la proprio, pena, ne vale troppo, ne deve la valere pena, la pena. Infatti per me è proprio stata super promossa, super consigliato, inaspettato, inaspettato, super consigliato. Ma come vi dicevo prima, provate sia quella che quell'altra, che Agip che 40, perché secondo me sono proprio, è un passetto, è un così, capito? Detto questo, capito che ho detto? Noi speriamo di avervi intrattenuto, se ci spostiamo, noi speriamo di avervi intrattenuto, che vi sia piaciuto questo video. Mettete like se vi va, che ci date sostegno. Iscrivetevi al canale, è molto importante per noi. Iscrivetevi tutti i social. Commentate, mi raccomando, perché noi vediamo tutti i commenti. È l'algoritmo una cosa che ci tira su il video. Tantissimo. Se no noi piangiamo. Fondamentalmente piangiamo. E soprattutto lui. Ci iscriviamo tanto a TikTok. Vi iscrivete a TikTok, a Facebook, a Instagram, a Trends, a YouTube, a casa nostra, se ci vogliate scrivere una lettera. A YouTube per primo. Se volete scriverci una lettera, scriveteci una lettera a casa. Se noi, vi va, o al piccione viaggiatore. Noi insomma lo leggiamo. Abbonatevi alla newsletter che non abbiamo per adesso. Ah, ci abbiamo il canale Telegram. Iscrivetevi al canale Telegram. Canale Telegram. Cercate, visto che dicendo cercate CT Food Lovers. Abbiamo un canale Telegram, siamo circa in 18. Popoliamo, magari ci inventiamo qualcosa. Siamo tantissimi. Una bella riunione, andiamo a mangiare la gli spaghetti caca bottarga. Comunque, detto questo, abbiamo finito. Se ci volete sostenere in altro modo, c'è un pulsante con scritto grazie qua sotto, se ci volete offrire un caffè, un cappuccino, una pizza, un piatto di pasta. Noi vi vogliamo bene, vi ringraziamo. Grazie per averci fatto compagnia in questa seconda puntata delle cipolline. La cosa che è importante ricordare è che Amaro Nuzza va aiuta, Amaro Nuzza va compagna. Ciao ragazzi. Ciao.